Salve a tutti operatori e bentornati sulla Rainbow Six Italian Community. A parlarvi è il solito Mute. Spero abbiate visto il video di stamattina. Qualora non l'aveste ancora fatto, chiudete questo, correte a vedere quello e poi ritornate qui, perché lì ci sono un sacco di novità in arrivo all'inizio della prossima stagione, intorno al 5 giugno probabilmente. In questo video invece ci sono delle informazioni assurde su quelli che saranno i prossimi Technical Test Server, ovvero dei server presenti unicamente per computer attraverso i quali è possibile provare in anteprima le prossime patch. Nella prossima fase dei TTS infatti la Ubisoft darà la possibilità a tutti gli utenti su computer di testare quegli aggiornamenti di cui abbiamo parlato nel video di stamattina. E inoltre a quelle modifiche se ne aggiungono altre impensabili, qualcosa che non avrei mai immaginato di leggere, almeno non per ora, qualcosa che andrà a stravolgere completamente il gioco. Nel comunicato rilasciato proprio poco fa da Ubisoft si parla di alcune piccole migliorie che verranno apportate nei TTS e che dovranno essere testate dagli utenti per capire effettivamente quali siano le loro opinioni al riguardo. Ad esempio tra queste abbiamo il sistema di pick and ban di cui abbiamo già discusso ampiamente, magari qualora non aveste idea di che cosa sia questo nuovo sistema che vedremo nella prossima Pro League della stagione 2, vi consiglio magari di andare a recuperare il video al riguardo scorrendo un po' qui sotto, magari ve lo aggiungo qui in descrizione. Inoltre ci saranno dei piccoli accorgimenti sul problema del disallineamento dei mirini, poiché il risultato che si era raggiunto nella scorsa fase dei TTS non era quello auspicato da Ubisoft e servono ancora delle migliorie. Per quanto riguarda il disinnescatore invece, nei TTS vedremo una correzione totale dell'animazione, perché sapete benissimo quanto sia buggata. Non vi è alcuna corrispondenza nel feedback audiovisivo, ovvero quando si va a colpire il disinnescatore per bloccarlo, il movimento della mano non è sincronizzato con il suono che ne proviene. Vi saranno alcuni accorgimenti inoltre al sistema del drop shot, quindi modifiche fatte al movimento del mirino durante il cambio di posizione da in piedi a seduto o disteso. Dovremo scoprire di più all'interno dei TTS poiché non sono andati nello specifico. Nemmeno nel paragrafo inerente alla gestione degli strumenti di osservazione all'interno di questo comunicato sono stati abbastanza precisi. Hanno lasciato un po' in sospeso alcune cose e non hanno spiegato che cosa intendessero precisamente con il nuovo sistema prevederà un'interfaccia più pulita e garantirà nel complesso una migliore esperienza di gioco. Mi auspico che effettivamente le cose siano così, ma non è ben chiaro a cosa si riferiscano, se alla visuale spettatore oppure al semplice HUD, quindi tutte le grafiche presenti su schermo quando semplicemente si gioca un match. Infine, la parte più interessante di questo articolo. Si parla innanzitutto di una telecamera antiproiettile. Avete capito benissimo. La bulletproof camera di cui parlavamo in alcuni video fa, inerenti vari leak, è realtà. La Ubisoft ci stava davvero lavorando e la vedremo introdotta in questa fase dei TTS. Non sappiamo però se verrà assegnata ad attaccanti o difensori, poiché il comunicato recita semplicemente: alcuni operatori riceveranno una telecamera antiproiettile come gadget secondario. Per gadget secondario ci riferiamo per esempio a C4, Claymore, granate fumogene, granate ad impatto e così via. Quindi alcuni degli operatori presenti in gioco vedranno probabilmente sostituire uno dei loro gadget secondari con queste telecamere antiproiettile. A parer nostro potrebbero addirittura usufruirne gli attaccanti, poiché altrimenti sarebbe un nerf indiretto a Valkyrie e in questo momento non pensiamo che l'operatrice americana necessiti un depotenziamento di questa importanza. Dopo le telecamere antiproiettile si parla anche della velocità degli operatori. Si cercherà di diminuire la distanza presente tra gli operatori di velocità 3 e quelli di velocità 1, ovvero gli operatori di velocità 3 saranno leggermente più lenti, mentre quelli di velocità 1 saranno leggermente più veloci. Inoltre, la velocità di movimento con la pistola estratta sarà leggermente aumentata per tutti gli operatori, quindi quando si equipaggia la pistola, quando si ha la pistola in mano, tutti gli operatori saranno leggermente più veloci rispetto a quando invece imbracciano il fucile. Pistole automatiche escluse. Gli operatori con scudo inoltre non subiranno più alcuna penalità alla velocità di movimento quando avranno lo scudo posizionato sulla schiena. L'ultima parte è quella che più mi ha lasciato di stucco. Non mi sarei mai aspettato un potenziamento del genere. Stiamo parlando di Echo. Infatti all'operatore difensivo verrà fornito addirittura un secondo drone yokai. Probabilmente sarà come qualsiasi altro operatore d'attacco, ovvero potrà utilizzarli contemporaneamente, magari lasciandone uno attaccato al soffitto e tenendone un altro in movimento per la stanza o così via. Si apre questa cosa a tantissimi risvolti e a tantissime tattiche. Il motivo ovviamente è quello di permettere un
utilizzo maggiore di questo operatore. Però non vi nascondo che a me questa idea spaventa un po' e non so se effettivamente possa essere la strada giusta. Voglio fidarmi di Ubisoft e ovviamente, prima di dare un parere al riguardo, attenderò di poterlo provare e farmi un'idea precisa. In tutti i casi mi piacerebbe discutere con voi di queste modifiche in arrivo. Mi piacerebbe conoscere la vostra opinione qui sotto nei commenti, quindi parliamone. Prima di lasciarci però vorrei aggiungere un'ultimissima cosa, non inerente prettamente il mondo di Rainbow Six, ma la realtà della Rainbow Six Italian Community. Sia io che Marco saremo presenti al Comic Con di Napoli martedì 1 maggio. Saremo lì dalla mattina fino a quando non ci manderanno via a calci dalla fiera. Tra l'altro ci sarà un torneo di Rainbow Six lì, 2 contro 2, quindi magari ci troverete nella zona del padiglione dedicato a questo torneo. Qualora aveste paura di non riconoscerci, avremo indosso le magliette della Rainbow Six Italian Community e il cappellino che ci ha inviato Ubisoft, ovvero il cappello di Rainbow Six. In poche parole saranno gli stessi vestiti che avevamo indosso quando abbiamo fatto il video sullo spacchettamento del regalo che ci ha mandato Ubisoft. Lo trovate all'interno di questo canale, magari ve lo faccio uscire ora qui in alto a destra. E Marco porterà la sua copia del martello di Sledge a grandezza reale. Magari qualora voleste fare una foto con noi o col martello, fermateci e senza alcun problema ci fermeremo a chiacchierare. Come al solito vi invito infine a condividere questo video con gli amici e soprattutto a lasciare un like qui sotto e ad iscrivervi al canale attivando la campanella in modo da non perdervi nessuna novità dal mondo di Rainbow Six Siege. Noi, come al solito, ci vediamo alla prossima, oppure al Comic Con, il 1 maggio.